L'omicidio della forgiata, rasoio, sembra legato a qualcosa ritrovato sotto la città. Ma cosa ha così tanto valore da uccidere per averlo? I tre membri della squadra Zero hanno trovato il bambino rapito e ora sperano che Vistai gli sappia dare altre informazioni. Ma con una talpa del Dusk nella polizia e un debole patto con Katarina, la morfica che ha quasi ucciso Sabeta, le indagini non saranno facili. Riusciranno i nostri eroi a trovare Garra? Ed è la mezzogre l'assassina che stanno cercando? Lo scopriremo dopo la sigla, in Sangue d'Acciaio, episodio 4, destinati a fallire. Tenuta dell'unicorno, esterno, giorno. I cancelli sono chiusi dietro agli investigatori della squadra Zero, ma tra le sbarre vediamo Alden che piange inginocchiato accanto a suo figlio. È passato il tempo di un riposo breve e il bambino è ripulito e ben vestito, ma è ancora catatonico, come l'avete trovato, anche se si lascia abbracciare dal padre. Vistai, invece, sta guardando la scena accanto a voi e vi dice: «Grazie, è finito un incubo. Come vi ho promesso, ho delle informazioni. Ho parlato con Alden e gli ho spiegato il nostro accordo. Mi ha dato il nome dell'individuo che ha rapito Calden. Si chiama Garra, è una mezz'orca del Dusk. Magari è l'assassino che state cercando, o l'assassina, a quanto pare. E non sai nient'altro? Mi ha detto anche che l'ultima volta che ci ha parlato ha lasciato intendere qualcosa su un treno e ha chiesto un ultimo favore ad Alden, quindi Alden gli ha passato uno dei biglietti in bianco per i membri della casata. Che tu sappia, questa Garra è già partita. Alden non lo sapeva, potrebbe essere. Mi sono perso qualche cosa. Primo, con chi stiamo parlando? Vistai, il come si chiama, il maggiordomo slash assistente di Alden. Che ci aveva detto: se liberate il bambino io vi do delle informazioni. Sì. Quindi Garra ha chiesto un biglietto per trasportare, per viaggiare gratis ad Alden di tutta fretta, per un motivo che non sappiamo. Da quello che mi ha detto Alden, sì, ti risponde Vistai. Mi ero perso questo dettaglio, Master. Noi gli avevamo già chiesto cosa stesse cercando negli scavi. Gli avete già chiesto perché e vi avevano detto che non lo sapevano. Tutto ciò è alquanto bizzarro. O meglio, abbiamo incontrato il Dusk che compiva sotterfugi, niente di nuovo qui a Sharn. Ma io non credo che sia stata Garra a uccidere quel forgiato alla stazione. Anche perché le testimonianze non è questo che dicono. Quindi Garra o non Garra, dobbiamo risalire a un identikit che forse voi, visto che avete fornito i forgiati, poteste aiutarci a riconoscere. Sì, ditemi. Se so di chi parlate, posso fornirvi informazioni. Guardi, mi compagno semplicemente con un cenno d'attesa. Ci stiamo parzialmente scoprendo, quindi voglio sapere se siamo tutti d'accordo nel farlo. Io ti faccio un cenno. Anch'io faccio un cenno. È un forgiato dalle fattezze femminili, senza un braccio destro. Sapete per caso il colore o qualcosa del genere? Arancione. Pensa un attimo e lo faccio tirare. Io tiro su intuizione. 17 più 5 fa... 23, 22. Vistai ti guarda e fa... Forse so di chi parlate. C'è una forgiata che abbiamo scartato, proprio perché non pensavamo fosse in grado di partecipare agli scavi. Avevo una protesi, probabilmente a questo punto, solo che è difficile distinguere un arto funzionante da una protesi. Alla fin fine sono costrutti. Mi sembra che abitasse a mura alte. Una certa Carbonella. Sto provando a non ridere. Carbonella. Sì. Muralte lo conosco come quartiere, Master. Sì, è uno dei quartieri più poveri di Sharn. Era già così prima della guerra e l'afflusso di profughi sairani e soprattutto di forgiati non ha migliorato la situazione adesso. È chiamato così appunto perché è vicino alla parte più esterna di Sharn e protetto da mura che lo separano da tutto il resto. Va bene, perlomeno siamo riusciti a risalire a qualcosa.
E siamo ovviamente felici che il figlio di Alden sia sano e salvo. Un'altra domanda. Sa per caso che rapporti, in che rapporti era questa Carbonella col rasoio? Non ho idea. Le abbiamo intervistate nella stessa giornata, per quello che me la ricordo, ma per il resto ne abbiamo scartati parecchi di forgiati e forgiate. Alcuni, come dire, sono un po' inaffidabili, quindi... E che lei si ricorda, non c'è stato alcun tipo di contatto tra di loro? Qualche discussione prima, dopo, qualche occhiataccia? Non ho tirato volante. Abbastanza alto per ricordarmelo. No, scherzo. ti dice... zio, ho fatto meno di 10. Questo è il massimo che posso dare. No, ti guarda e dice no. No, non ricordo, mi dispiace. Anch'io una domanda. No, prego, finisci. No, volevo dirvi semplicemente dove li abbiamo intervistati. Magari può esservi utile. Certo, ogni informazione è utile. Si chiama La Fiera degli Ingranaggi. È un bar, se così si può chiamare, per forgiati nel quartiere. Facile da trovare, chiedete indicazioni una volta che siete lì. E comunque una volta che vi dice il nome, voi siete poliziotti, avete girato Charm più volte nelle indagini che avete fatto, no? Anche prima di diventare ispettori o entrare nei vari gruppi in cui siete. Quindi sapete più o meno dov'è il bar. Non è un posto rinomato nel senso positivo del termine, è più proprio famigerato. Dicevo, io ho una domanda, forse anche che ho perso tanto sangue, sono un po' confusa, ma c'è una cosa che ancora non ho capito. La casata... La casata Orien, se ho ben capito, non ama utilizzare forgiati se non per lavori particolarmente difficili. Ora, perché questa gorra? Garra. Teo sta tentando di farlo passare come un tratto del suo personaggio, ma sappiamo tutti che non è vero. È che ci sono troppi appunti in questa cazzo di cosa. È un allora, investigativo. Aspetta. E infatti è la prima volta che prendo così tanti appunti e mi perdo negli appunti, più facile non prenderli. Questa garra, per quale motivo di tutte le persone che avrebbe potuto minacciare, ad esempio con il rapimento di un familiare per ottenere un favore come quello di procurarsi i forgiati, ha minacciato proprio il tuo padrone? È una bella domanda, piacerebbe saperlo anche a me. Io un'idea ce l'ho. Illuminami. Io credo che la signora Garra sapesse esattamente sia quello che cercava e dove portarlo. E perché non ricattare la famiglia più potente del Corveir nei trasporti su terra? Quindi pensi che il suo ricatto sarebbe andato oltre a quello che è il procurarsi dei forgiati? Sì, i forgiati gli servivano per raggiungere erano solo... uno scopo, ma erano solo una pedina sulla sua scacchiera. Sapeva quello che cercava e penso lo abbia trovato, lo stia cercando, anche perché nella cava dove abbiamo trovato Calden non c'era più nessuno praticamente. Dobbiamo capire di cosa si tratta. È qualcosa che va molto oltre all'omicidio di rasoio. Sì. Strano come un po' di olio in questo caso metta alla luce segreti che forse sarebbe stato meglio lasciare sepolti. Stai che vuole partecipare alla conversazione, dice, la trama si infittisce. Stai zitto, coglione. Non volevo, scusate, mi sono lasciato prendere. Bene. Io tirerei un dado vita, visto che hai detto che sì. Abbiamo fatto un riposo breve ed ero a un punto vita. Ma quindi non ho recuperato una beata sega. Quindi sì, è un riposo breve, se volete tirare dado vita potete tirare dado vita, chi ha i poteri che si ricaricano e via così. Riposo breve, it's cool for Warlock. Yes. Signori,
Ma sì, dai. Ora che ho riposato, sono a ben 3 punti. Io 5. Pronta per affrontare il prossimo combattimento. Io sono full ma senza incantesimi. Fate conto che voi siete poliziotti, eh? Quindi potete anche prendere precauzioni e andarvi a riposare. Sono d'accordo. Però, da quello che ho capito, in realtà il tempo stringe. Il crimine non dorme mai. Giada è d'accordo, ma Sabeta no. Purtroppo. Abbiamo altre domande per il signore? Sembra che ci abbia detto tutto quello che c'era da dire. Questo è un suggerimento. Fossi in voi, dato che Garra, almeno dal vostro punto di vista, non ha più il coltello dalla parte del manico, rallenterei la frequenza dei treni che escono da Terminus, per il momento. Vedrò cosa posso fare. Se riesco a convincere Alden, magari possiamo anche fermarli del tutto. Tira fuori un orologio da taschino, lo apre. Avete una giornata per risolvere le vostre cose prima che ripartano, se riesco a fermarli. Io guardo l'orologio a questo punto perché mi ricordo che noi in tutto ciò stavamo bevendo al bar, al pub. Che ore sono adesso? Che giorno è? Adesso è il giorno dopo rispetto a quando abbiamo iniziato e saranno okay. Tipo le 6. 7 del mattino. Se posso suggerire un motivo per il ritardo, potrebbe essere un più approfondito controllo dei vagoni. E se dovesse trovare Garra o... Posso farvi sapere ovviamente se vediamo Garra o la forgiata con un braccio solo, ma noi non possiamo fargli niente. Ovviamente i treni sono protetti, ma lei ha un biglietto in bianco. Certo. Però se c'è un'indagine in corso e un sospettato rischia di lasciare la città e sappiamo che ha un biglietto in bianco, forse parlando con le autorità potremmo mettere un fermo. Sì, se voi potete fare quello che volete, io e noi non possiamo intervenire. Che tra l'altro volevo prima suggerire che probabilmente è il motivo per cui ha deciso di prendere un rischio maggiore e ricattare la nostra famiglia. Beh, mi sembra giusto, voi dovete seguire le vostre regole. Ci preme solo che ci facciate sapere in caso dovesse trovarla. Va bene. E guarda ancora l'orologio e fa: a proposito di regole, devo andare. Tra poco devo iniziare a preparare la colazione. Buon lavoro. È stato un piacere esservi d'aiuto. Nel caso dovessi pensare a un cambio di carriera, non è così banale fare l'investigatore. E si gira e apre il cancello e se ne va. La telecamera si sposta e vediamo gli investigatori che guardano Vishtai mentre si allontana. In primissimo piano però, a incorniciare il gruppo, c'è un personaggio nella divisa della guardia cittadina di Shar. Seguiamo il personaggio da dietro la spalla, come se quasi spiassimo la scena, finché non vediamo la squadra zero girarsi e riconoscere il nostro personaggio in primo piano. È il sergente Virua, che li guarda e dice: ah, non mi sarei mai aspettata che voi cazzoni riusciste a cavare qualcosa da questo cavo. Fatemi un veloce rapporto sulla situazione, però. Quindi abbiamo trovato il figlio del signor Orion, adesso in salvo, grazie al nostro lavoro. E ora ci aspetta un piccolo salto alla fiera degli ingranaggi per cercare di capire cosa è successo con la sospettata e il casato degli Orion. Ma quindi non ho capito, la troia gigante è il nostro killer? Cosa hai detto? Garra, la mezzogre, è il nostro killer? Non penso, almeno è quello che pensiamo noi. Solitamente i pesci grandi mandano i pesci piccoli a fare questi lavoretti, no? E quindi non volete prendere il pesce grande prima che strappi l'amo? L'ultima volta che abbiamo fatto quello che volevamo è andata male, adesso seguiamo la procedura, vediamo cosa riusciamo a cavare da questo buco. Magari un ragno, magari l'intero alveare. Va bene. Vi serve un passaggio per caso? Per... Muralte, in realtà sì, è abbastanza lontano da qui, vero sì. Master? Voi siete in cima alla torre Mitral, che è una delle parti più ricche della città, Muralte è sotto. Perché no?
Certo. Beh, direi di sì. Così Virruavi vi accompagna alla sua nave volante, questa piccola barca che viene usata per fare ricognizioni della polizia e che è personale della sergente. Vi fa accomodare a bordo e si mette alla guida. Vi staccate dal molo della Torre Mitral e iniziate a veleggiare verso il basso, evitando il traffico mattutino che inizia ad aumentare tra i grattacieli di Sharn. Figata. Io mi ritrasformo da Hobgoblin, visto che non sono più incazzato e non devo più fare brutto per adesso. In uno gnomo che ho visto magari passare lì di fianco. Voglio avere gli occhioni grossi che scrutano la città e la città si riflette nei miei occhi. Bello, mi piace. Nel frattempo Virua vi fa qualche altra domanda, ma non ho capito una cosa. Cosa ha trovato là sotto? Perché gli altri della squadra che avete chiamato d'appoggio mi hanno detto che non c'era niente. I forgiati ovviamente non sapevano nulla. Forse i forgiati sarebbero da interrogare meglio. È molto probabile che qualsiasi cosa fosse se la sono già portata via, quindi... E poi l'altra cosa che non capisco è come mai siete così conciati. Cioè, l'incompetenza è da aspettarsela, no? Però siete inciampati su qualcosa? Porca puttana, Virua! abbiamo fatto a botte con un altro... diciamo gruppo di simpaticoni che hanno un tatuaggio a forma di testa di medusa, gorgore, come diavolo si chiama quella cosa, e guarda caso proprio del Dusk, mamma mia che casualità, che ero lì proprio a rompere i coglioni. Mi piace di più la tua voce da Hobgoblin. E dove sono finiti quelli che vi hanno pestato? Ah, uno credo sia scappato, uno più grosso pure. E gli altri, uno l'ha catturato Victor e l'altro è morto. E dove sono allora, se l'avete catturato e ucciso? L'ha preso la squadra d'appoggio, no Victor? Allora, io oggettivamente non so che fine abbia fatto il cadavere. Non ho mai visto quella persona in vita. Non ho mai visto quella scena. Io non avevo attivamente progredito per nascondere il corpo. No, avevamo avuto un conflitto, eravamo stati attaccati, come personaggio. E avevamo risposto. Ok. Allora, semplicemente vi dice, allora dove sono finiti? Perché se avete lasciato la squadra d'appoggio, dovrebbero essere in prigione all'obitorio. E non ci sono. Questo forse lo deve chiedere alla squadra d'appoggio. No, però vedete, questo è il problema. La squadra d'appoggio mi fido. Ah, ma ti fidi della squadra d'appoggio, però fai andare noi sulla nave figa, eh? E in quel momento ti clicca nella testa che Virua non è proprio così... propensa a dare passaggio alla gente, che quindi probabilmente è per quello che ve l'ha dati. Sta tentando di capire se c'è qualcosa che avete nascosto. Ah, bene bene, quindi adesso ho capito. Questo è un posto dove possiamo parlare senza che orecchie indiscrete ci ascoltino, vero? Sì. È quello il punto. Che simpatica stronzetta. Va bene. Io rido. E accendo una sigaretta per cercare di nascondere il fatto che stia... Senti, la vedi la mia compagna? La vedi? Guardala. Sta in piedi per miracolo. Se ha gli occhi ancora aperti, perché non sta dormendo in piedi, è perché le hanno quasi squarciato la pancia a colpi di balestra, ok? Se tu pensi che noi abbiamo fatto i giochetti del cazzo in quel posto, no, abbiamo rischiato la fottuta vita per seguire un fottuto infante catturato da un fottuto organo criminale qui mostruoso di una mezzogre del cazzo che adesso vogliamo solo prendere e sbattere in prigione, come lo vuoi tu. Ed è qui che vi sbagliate. Posso fare una cosa a posteriori? Pensavo stessi alzando la mano per poter parlare con lei. Posso mandarla a fanculo? Scusi capo. Posso mandarla a fanculo? Mi scusi capo. Col suo permesso, posso mandarla a fanculo? Fermata! A posteriori. Tra l'altro non è una che chiama in subordinazione per sbuffi di ira dai suoi sottoposti, quindi... No, volevo fare un tiro su intuizione per capire se ha avuto qualche reazione quando ho nominato certi nomi. Ma l'ultima frase che ha detto è abbastanza chiara. Allora. Vai, tira. 20 naturali. Ok. Sì, tu eri in silenzio fino a quel momento perché ti sei accorto che c'è qualcosa che non va in Virua.
Intanto ha tagliato tutto lo show da sergente d'acciaio. È molto più seria, molto più calma. Di solito non punisce l'insubordinazione, non punisce la gente che gli dice quello che pensa e accetta benissimo che le persone la insultino. Pertanto sa che ha i suoi metodi per far tornare in riga le reclute poco rispettose. Comunque è stranamente calma con Talbot rispetto a come reagirebbe di solito. E quindi tu sei un po' più consapevole quando arriva la frase e lei dice ed è qui che vi sbagliate. Io voglio catturare Garra, ma prima voglio sapere cosa ho trovato. Penso che questo è quello che vogliamo tutti, bisogna pur sempre fare un rapporto. Io voglio sapere cosa ho trovato. Allora vaglielo a chiedere, stiamo andando a cercarla. Vuoi venire con noi, principessa? No, infatti, non noi. Estrae la pistola e l'appoggia sul timone della nave e ve la punta addosso. No, c'ho tre punti. E la punta verso Sabeta, perché gli avete detto che si regge a malapena in piedi. Abbiamo un piccolo problema qui. Sappiamo tutti quanto siete considerati nella stazione di polizia. A chi crederanno quando dirò che mi avete aggredita e mi sono difesa? Hai ragione, diavolo, ci hai proprio messo all'angolo. Non so cosa tu stia facendo nello specifico, ma non capisco, ho detto proprio sincero, perché tu stia facendo tutto questo. O non sei tu e sei come me e quindi sembri qualcun altro e non sei tu, oppure ti si è fritto il cervello, ma credo che forse potremo scoprirlo adesso. E vorrei lanciare un incantesimo, Master. Ok, che incantesimo vuoi lanciare? Charm su persona. Ok. Devo fare un tiro salvezza, vero? Tiro salvezza su saggezza, classe difficoltà 15. Appena lanci l'incantesimo, il distintivo attaccato alla cotta di maglia di Virrua si illumina debolmente con lo stesso colore della livrea che indossa, dandole vantaggio sul tiro salvezza, e ha fatto 18. Merda. Usare un incantesimo su un ufficiale? Davvero? Vabbè, se è per questo, allora nessuno sa chi sono io. Potrei essere qualunque persona, va bene? Solo perché voi sapete che lavoro in questa squadra non vuol dire che tu sia il mio superiore, e ciò non vuol dire che io abbia il culo parato in certe situazioni. Che ne sai tu? Eh? Puoi spararmi! Ma infatti, sparami! Mi ha sempre dato fastidio la tua presenza in una delle mie squadre. Non mi fido molto di quelli come voi. E per rispondere alla tua domanda, no, non sono un cangiante. Semplicemente sono molto interessato alle reliquie. E posso dirvelo sinceramente, vi ho messo sul caso perché pensavo che falliste. Pensavo che avreste preso la forgiata e io avrei avuto il tempo per cercare Garra in pace. Ma voglio comunque ricompensarvi, quindi possiamo anche finirla con un piccolo versamento. Voi andate a prendere la forgiata e tutto va secondo copione. Noi nel frattempo ci occupiamo di Garra. Dai, siete gli zero. Quando al processo qualcuno scoprirà che non è stata la forgiata a uccidere. Un altro errore, yuhu! No? Tanto ormai. Con tutto il rispetto, sergente, non contratto con le persone che mi puntano una pistola in faccia. Alza la pistola verso l'alto. Adesso va meglio? Decisamente. La mette via. Quanto sarebbe questo versamento, giusto per capire? Quanto volete? Possiamo trovare un accordo? A quanto volete? Io vorrei tutta Sharn. Beh, quello è un po' troppo per lo stipendio di un sergente, anche se è migliorato, no? Se ci capiamo. 100 monete d'oro a testa? Vi possono bastare? Diamine, mi sembra un po' poco. D'altronde, se tu sei in questa posizione, però lo devi anche a noi. Cioè, nel senso, se tu hai scoperto quello che hai scoperto su queste reliquie che tanto brami, grazie a noi, gli zero, guarda caso. E, beh, 100 monete d'oro mi sembra sinceramente un insulto, perché siamo pur sempre gli zero, ma a quanto pare valiamo più di tutti gli altri stronzi che lavorano per te. No, io lo sapevo già, mi era già arrivata una soffiata.
Scusate, ma veramente nessuno di voi è venuto dei dubbi? Una squadra omicidi messa in campo per l'omicidio di una forgiata? Sono costrutti. Sono costrutti. Sì, no. Ah, cioè, sì, hai ragione. Per carità, non hanno diritti, però, io credo che comunque sia poco. Io credo che comunque sia poco, e ti spiego anche perché, sì, mia cara sergente. Perché tutto quello di cui lei parla, beh, non so cosa tu ne voglia fare. E sinceramente una reliquia nelle mani sbagliate, se la storia ci insegna bene, può causare molti danni. 110. Prima di proseguire la contrattazione, io ho la necessità di capire che cosa sono queste reliquie, perché ho come l'impressione che lei lo sappia, sergente, se ne è così interessata. Hanno qualche potere o hanno solo un alto valore economico? Sì, io tiro su intuizione, proprio... Tu stai... In realtà stai tentando di convincerla a parlare, quindi è persuasione. Meno male, ho fatto 19, ho meno 1, quindi 18. Cazzo, Sabeta, se lo sapessi... Anch'io sono curiosa di scoprirlo. Qua tiro su intuizione, però. Che bello questo dado. 18 più 5, 23. Sembra essere sincera. Vi ha giocato bellamente fino a questo momento, quindi non ne sei così convinta, però per quanto... E aggiunge... Sentite. Mi è arrivata l'informazione. Se foste dei bravi investigatori sapreste già da chi. Mi hanno detto che c'era un'operazione di Dusk sotto banco e che aveva avuto un intoppo. E quindi c'era l'opportunità di prendere noi il premio. Mi hanno detto soltanto che ci sono delle reliquie. Non mi hanno detto e non sapevano esattamente dove. Quindi sì, Talbot, a qualcosa siete stati utili. Ci ho detto, una volta che le prenderò da Garra, non è che devo per forza ridarle a chi mi ha passato l'informazione. Ci sono tanti acquirenti a questo mondo, soprattutto nella situazione in cui siamo. Mi faccia capire, sergente, quindi lei sta rischiando tanto, compromettendo la sua posizione, minacciando una squadra omicidi con una pistola e tentando di corromperla per qualcosa di cui effettivamente non sa neanche il vero valore? Proprio perché mi hanno chiesto di sbilanciarmi così tanto, so che ha un certo valore. O che almeno la gente pensa che abbia un certo valore, che... Qui a Sharn spesso è la stessa identica cosa. Signorina Virua, un'ultima cosa. Poi vedo che il mio compagno qui, alto e corpulento, è molto pensieroso su quello che lei sta proponendo. Quindi, lascerò parlare anche lui sulla questione. Ma io credo che comunque non è che abbiamo molta scelta. Lei è un nostro diretto superiore. La sua voce... rispetto a tre di noi, quanto potrà essere efficace sul sistema politico? Non credo molto. Tre investigatori di una squadra famosa per aver fatto una cazzata? Beh, io credo che comunque lei abbia il coltello dalla parte del manico in ogni caso. O sbaglio? Però preferisco averne più di una di arma puntata. No? Sappiamo tutti... che non è mai sufficiente un'unica pistola o un unico coltello. Va bene. E... molto bene. Victor, vuoi dire qualcosa? No, io semplicemente non sto parlando, sto cercando di capire quello che sta dicendo. E quindi sono lì che la fisso. Questa one shot abbiamo deciso di lasciare questo segmento pubblicitario allo sponsor di uno di voi che si è proposto di finanziarci. Quindi da oggi
questi episodi di Actual Play sono finanziate da uno del nostro pubblico. Sì, no? Che figata. In questo caso, appunto, ci ha contattato dicendo come posso contribuire allo show, no? Ho già donato su Ko-fi e tutte le varie robe che facciamo, ma vorrei aiutarvi di più. E allora noi gli abbiamo detto, guarda, ci serve questo materiale per iniziare un nuovo show, Sangue d'Acciaio, e lui ha detto, perfetto, ve lo prendo io. Esatto. Così, prendendoci quello che ci serviva, ha ottenuto il beneficio di avere una pubblicità in ogni episodio. Se anche voi siete interessati ad essere sponsorizzati sul nostro podcast, che comunque sta iniziando ad avere un po' di share, quindi potrebbe essere una cosa interessante, scrivete alla mail draghi.microfono@gmail.com e mettendo come oggetto sponsorizzazione, così sappiamo subito che parlate di quello. Considerando che facciamo sponsorizzazioni di qualsiasi tipo, volete vendere cibo per pesci, sponsorizziamo anche cibo per pesci, tutto purché ci diate i soldi. Per esempio, in questo caso, Lorenzo è un consulente assicurativo e quindi ha deciso di sponsorizzare la sua attività. E ci ha scritto che come consulente assicurativo si preoccupa dei suoi clienti e del fatto che siano sereni, che è una cosa estremamente encomiabile. E niente pensieri del tipo ma se succede questo, se succede quell'altro, perché quando succede qualcosa se ne occupa Lorenzo. Lui. Ovviamente se fate un contratto con lui potete proteggere beni materiali, persone, ma anche sistemi informatici, credito e si occupa anche di investimenti. Quindi se siete interessati a fare un'assicurazione con Lorenzo, potete contattarlo via email a lorenzobracchetti@outlook.it. Lo ripeto, è tutto minuscolo, tutto attaccato, lorenzobracchetti@outlook.it. Perché la pronuncia inglese io la canno, quindi lo ripeto anche in italiano. Magari poi tanto mettiamo la mail nella descrizione. Mettiamo la mail nella descrizione e ci ha dato anche il suo numero di telefono. Quindi se volete sentire subito come parla, chi è, farci due chiacchiere, potete chiamarlo a 340-521-1051. Ripeto anche questo, per la gioia di Giada, 340-521-1051. Quindi, se siete interessati, contattatelo, fategli sapere che siete arrivati tramite il podcast, ovviamente, che siete tutti fan della nostra storia. Ma adesso ritorniamo alla nostra storia in Eberron. Io prendo i soldi. Per quanto faccia fatica a sopportare questa situazione, come diceva Talbot, non è che abbiamo molta scelta rispetto agli ordini di un superiore, no? Guardo infatti Victor. Anche lui qua guarda Victor, fa Victor. Che palle, non so cosa fare. Io, allora, aspetta, io guardo Victor e il mio sguardo è lo stesso che ho fatto quando stavamo parlando con la morfica. Che, cioè, ricordamelo. Cioè che io sto bleffando, cioè che ho intenzione di dirle sì, ma poi col cazzo che mi fermo qua. Non ho lo stesso viso, ma gli occhi di mamma sono molto furbetti. Cioè, voi sapete che quando faccio quello sguardo io sto bleffando su ciò che sto dicendo. Sì, cioè, tipo la scena alla Sergio Leone, che si vedono gli occhi, le mani e così, e poi c'è Victor che, io chiedo che sta che fanno un così. Piccione che vola. Comunque è sempre così senza farlo apposta, io lancio la mina dello scorretto, sapete la ciappa? Eh sì, è proprio uno schema, esatto. Ma infatti funziona benissimo perché cioè, si sa che dei tre tu sei quello che propenderebbe di più ad accettare la cosa. Io mi faccio convincere, sì, entrambi Victor, convinciamo Victor, ma in realtà nessuno dei tre ha intenzione quando di Victor fare cede. Sì, sì, esatto. Fido di quello che pensano i miei compagni. Non posso discutere gli ordini di un diretto superiore. Perfetto. Non prenderò i tuoi soldi, però. Più soldi per gli altri? Io le monete ce le ho comunque. Sei il migliore, Victor. E tira il freno. E la nave si ferma proprio davanti all'entrata di Mura Alte e c'è una specie di cabina in cui siete dentro, no? Dove c'è il timone, quindi siete comunque un po' protetti rispetto al resto di Sharn. Apre il sacchetto e inizia a contare le monete. Tira fuori 330
monete d'oro e le divide tra di voi e poi ce ne mette una in più perché siete stati dei bravi zero. E questa è la vostra fermata, se non sbaglio. Ma potevi darcelo in un sacchetto un po' più comodo, Allora scendo. Allora presto, sergente. Sì, non troppo presto. Se non sbaglio era il vostro giorno libero, no? Prendete la forgiata e poi siamo a posto. Sergente, e faccio segno con due dita che partono dalla tempia e fanno cenno come comandi. Sabeta. E appena scendete tutti, prende di nuovo il volo, si stacca dal pontile, inizia a rialzarsi verso l'alto, verso probabilmente il quartiere generale della polizia. Io torno up goblin. È durato poco, ma finché è durato è stato bello. Porca puttana! Ti stavo pensando prima come reagirebbe Rogar e probabilmente sarebbe già finita giù dalla nave. Prima di discutere di qualsiasi cosa, guardo Talbot e faccio: ti prego, mai più una cazzo di discussione da gnomo. Cioè, trasformati in qualsiasi altra cosa. È fatto apposta perché tu puoi dire quello che vuoi da gnomo. Nessuno ti prende sul serio. Nessuno si offende. No. Effettivamente. Era la voce che mi ha destabilizzato. Non puoi arrabbiarti con un gnomo, sapete? Ci sa che i gnomi non prendono mai calci in culo. Forse no, vabbè. Comunque, che si fa adesso? Abbiamo un compito da portare a termine. Io ho solo un gran mal di testa, vorrei andare a bere qualcosa e andare a dormire. Victor, tu non hai preso i soldi, giusto? Assolutamente no. Al che ti guardo. Pensavo li avesse già divisi. No, è che qual è il problema? Vorrei per una volta fare jackpot completo e forse Victor potrebbe essere la pedina vincente. Che cosa hai in mente? Victor, quanta autorità hai nel tuo tempio? No, personalmente sono solo uno dei tanti fedeli che scorazzano in zona. Hai persone fidate che ti credono? Ho qualche conoscenza, mi pare. Un po' potente? Un attimo che vado a vedere. Che c'entra adesso il suo tempio, santo cielo? C'entra che ce ne ha parlato talmente tanto che mi è entrato in testa quel cazzo di tempio. E mi è uscito proprio adesso. Io mi pare avessi contatti con un sacerdote. Sì, scusami, stavo leggendo un'altra cosa. Sì, sì. Se Victor denunciasse al suo tempio, sicuramente, visto che è un tempio dell'ordine e cose varie, potrebbe fare qualcosa. Almeno per quanto riguarda non lasciare impunita quella stronza. Mm. Forse ci andrebbe di mezzo anche noi, però forse. Beh, chi potrebbe mai essere stato a fare la soffiata a un sacerdote? Non penso che abbia altri informatori. Vabbè, ci pensiamo dopo. A questo punto, credo che potremmo però avere un'altra carta vincente, sia lasciar perdere tutto e andare da Garra a recuperare quello che lei ha trovato. Fanculo, sì. Carbocosa e spacchiamo il culo a Garra, prendiamo quello che vogliono tutti e tanti saluti. Abbiamo dei soldi, gli ori sono dalla nostra parte. Ok, aspetta, con calma. La testa fa male, le ferite bruciano, ho bisogno di un'altra sigaretta e intanto inizio a fumare. Mentre apri il pacchetto, ormai vedi che sono finite, che hai fumato l'ultima sulla nave volante. Che giornata di merda. Andiamo a comprare, abbiamo le monetine adesso. Vorrei un pacchetto di sigarette, una moneta d'oro. Cambio 2 ore. Vorrei l'intero tabaccaio. Mentre ci avviamo per andare a comprare le sigarette, mi massaggio la testa praticamente all'inizio del naso,
E dico, ok, allora, abbiamo i soldi e questo è quello che conta di meno. Abbiamo liberato il bambino, abbiamo capito forse chi ha ucciso la forgiata. Sì, dobbiamo solo andare a recuperare le reliquie prima che Garra scappi e che quel fottuto sergente ci metta le mani sopra. Il sergente poteva farlo già da tempo, se effettivamente potesse farlo, non trovi, piuttosto che parlare con uno, due, tre stronzi? Forse adesso ho più informazioni, però. Questo sì, tuttavia, il sergente ha detto una cosa furba. Noi siamo fottuti in ogni caso. Quindi a questo punto ci teniamo i suoi soldi e ci teniamo la reliquia, e vaffanculo tutto. No, 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 no. Talbot, questo non posso accettarlo. Noi riconsegniamo la reliquia alla polizia, facciamo rapporto e troviamo un modo per incastrare quella stronza. Non cosa te ne frega della reliquia? Scusami, Quella reliquia vale un sacco di soldi, la vogliono tutti. Se finisse alla polizia, a chi pensi che finirebbe in mano? Per questo prima dobbiamo incastrarla e poi consegnare la reliquia. Ma chi se ne fotte di incastrarla? Facciamola finire nel suo stesso brodo, nella sua stessa merda. Cioè? A mani vuote? Dopo tutto questo casino? Sarebbe bellissimo. E noi verremmo sbattuti fuori dalle guardie cittadine e verremmo probabilmente anche ricordati per sempre come la squadra zero che non sa fare un cazzo e che è anche corrotta. Sì, però... non è detto che ci sbattano fuori perché già abbiamo fallito. E ciò non toglie che potremmo risolvere comunque l'omicidio. Intanto guardo con la coda dell'occhio che c'è Victor con la manina alzata e mi giro verso Victor. Ma io immagino la scena, loro due che discutono faccia a faccia, io che guardo fisso il vuoto in mezzo. E no, esistono sorte di telecamere? Esistono degli incantesimi di divinazione. Fuori da quello probabilmente qualche oggetto magico c'è di sicuro. E sono anche disposto ad inserirlo, dipende come volete usarlo. Quello che avevo in mente io è: mi piace il vostro piano. Quale dei due? Perché sono diversi. Trovare la reliquia prima del nostro amato sergente. Ma casualmente si potrebbe consegnare la reliquia stessa al sergente. E se esistessero questi aggeggi strani, avremmo fatto bingo. Cioè, vuoi che noi la consegniamo al sergente e ci facciamo riprendere mentre lo facciamo? No, mentre il sergente rivela veramente quello che pensa. Beh, se troviamo un artefice, il modo per creare un oggetto che registri cose in realtà c'è. Magari troviamo un artefice al bar degli ingranaggi. C'è da pagare anche lei, il telecamera. Io non sono d'accordo. Sarebbe un bel contrappasso. O meglio, sono d'accordo, ma secondo me consegnare la reliquia al sergente o alla polizia innanzitutto cambia poco, e poi sarebbe una stronzata. Perché quella reliquia è abbastanza pericolosa. Non credo che la polizia la deterrà per troppo tempo. Ho passato abbastanza tempo nelle agenzie di spionaggio per capire che quelle cose nei depositi della polizia statale durano veramente pochi minuti. E nelle mani del sergente è ancora peggio, perché sarebbero in mano a un privato che non si sa cosa voglia farne. Mentre se... ascoltatevi, lo so che oltrepassiamo ogni barriera, ma se la tenessimo noi... ok, non la vendiamo, non facciamo niente di niente, è la cosa più sicura, ok? La teniamo, la chiudiamo da qualche parte, è sparita per sempre, ok? Garra l'aveva portata chissà dove, l'aveva seppellita e il segreto è morto con lei. Però vedi, il problema è che stiamo nascondendo qualcosa di potente dalle autorità di cui noi stessi facciamo parte. Stiamo facendo il nostro lavoro, molto meglio di quanto gli altri lo farebbero, quindi. Victor, vero? E dai... Se invece prendessimo parte del piano di Victor e bleffassimo, quindi recuperiamo la reliquia, convochiamo la sergente e poi però, una volta dopo aver avuto le prove che ci servono, ce ne andiamo con la reliquia. Questo è interessante, sì. Certo, rimane il fatto che dobbiamo capire se siamo in grado di andarcene o se
ha qualcuno da portare oltre a se stessa. Ad esempio, sinceramente non mi fido molto della squadra d'appoggio. Io credo che signorina Virua abbia esteso le sue manine un po' troppo dentro quella tipo di squadra. Ed è per quello che sapeva qualche cosa. Prima ancora che non gliela dicessimo, voleva solo sapere se gli stavamo mentendo o meno. Però vedete, il punto è che sì, recuperare la reliquia ha senso, ma nasconderla penso durerebbe poco. No, ma infatti secondo me una volta che abbiamo le prove e che ce ne andiamo, possiamo tranquillamente riconsegnarla a chi di dovere, perché tanto abbiamo le prove per incastrare lei e questa volta non incastreremo la persona sbagliata. Vedete, però quel tipo di reliquie, come ho detto anche al signor Vishtai, sono cose che dovrebbero rimanere esattamente dove sono, ok? Pochi le sanno maneggiare e chi li sapeva maneggiare ha distrutto Sharn. Ok, io non so neanche quanto cazzo sia grossa questa reliquia, perché noi stiamo parlando come se potessero infilarcela in tasca e scappare. E non credo che sarà fattibile, ma noi dobbiamo contare anche sul fatto che gli Orient sono dalla nostra parte. E lo sapete bene che i casati, molto spesso, sono anche più potenti degli stati e delle nazioni. Guardate che cazzo di ville ci hanno. Noi abbiamo salvato il figlio del rappresentante degli Orient qui a Sharn, giusto? Mm-hmm. Cazzo, usiamolo questo vantaggio. Pensi che possano proteggerci in qualche modo? Io penso che, nonostante tutto, siamo nella merda, tranne che da quel lato. Tuffiamoci. Vedi, io comprendo benissimo il tuo punto di vista. E sarei anche d'accordo. Ma io quello che penso sono alle conseguenze anche a lungo termine. Non so quanto ne ricaveremo nascondendo una reliquia. Potremmo essere accusati di averla rubata. Potremmo essere accusati di essere in combutta con gli Orient per qualche tipo di strano complotto. E nel frattempo Sabeta allunga la mano e prende dal venditore le sigarette e apre il pacchetto. Sì. E mentre inizio ad aspirare in modo eccessivo e faccio qualche colpo di tosse, mi massaggio le tempie perché l'emicrania sta diventando sempre più forte, ho bisogno di riposare e faccio ok, forse possiamo trovare un compromesso tra tutte le nostre idee, qualcosa che potrebbe piacere anche a te, Victor. E mentre parli, Talbot si toglie la sigaretta dalle mani e inizia a fumarla lui. Allora, potremmo iniziare a cercare la reliquia. Questo di sì. Trovata, una volta che ce l'abbiamo in mano, decideremo cosa farne. Va bene, hai ragione. Smettiamo di parlarne adesso, così libero un po' la testa. Ma ho un'idea, quindi poi, quando sarà passato un po' di tempo e avremo ritrovato la reliquia, voi ricordatemi che ho un'idea da proporvi. Ok, immagazzinala, mettila al sicuro e tirala fuori. Come scrivila negli appunti, Giada. Dicendo di scriverla negli appunti. Poi Sabeta ti insegna un trucchetto mentale per archiviare le cose. Sì, quello del palazzo mentale, me l'hai già detto qualche volta, ma rimane il fatto che al momento la mia testa è leggermente spappolata, quindi non ci sta dentro niente, ok? Andiamo. Quindi, chiamate un taxi. E questa nave volante di una barca, guidata da un nano, vi solleva e inizia a portarvi verso la stazione di Terminus. Tirate su percezione, così io faccio la scena finale. Oh, di già, mannaggia. È passato un sacco di tempo in realtà. Mamma mia, bene. Stasera. Io sto pensando totale ad altri. 25. 19. 9.
Sabeta, il tuo marchio inizia a illuminarsi, ti guardi attorno come se qualcosa attirasse la tua attenzione, e Talbot, tu senti una fitta alla mano sotto il guanto, e mentre guardi la mano e inizi a massaggiarla, ti rendi conto, nello stesso istante in cui si rende conto Sabeta, che qualcuno vi sta seguendo nel traffico cittadino. E mentre le quattro figure iniziano a convergere su di voi, chiudiamo questo episodio. La scioccante scoperta di essere stati scelti per fallire e incriminare una forgiata innocente sconvolge la squadra zero, ma la rabbia di Sabeta, l'arguzia di Talbot e la determinazione di Victor rimettono la squadra in piedi. Nel prossimo episodio, Villeroi dovrà affrontare ancora la squadra zero, ma prima un combattimento aereo. Settimana prossima, nel quinto e ultimo episodio di Sangue d'Acciaio. Sangue d'Acciaio è una produzione di Non Dire Draghi. Giocano Emilio Palmerini come Dungeon Master, Alberto Bonansea come Talbot Phoenix, Davide Mistrello come Victor Ludwig Wolf, Giada Taribelli come Sabeta Scrander, editato da Emilio Palmerini con le musiche di Nomana Music e la cover di Marco Mallia.